Un saluto da Alessandro Barbero. Oggi vorrei parlarvi di una delle guerre più antiche e ricorrenti della storia, quella tra la suocera, figura mitologica, metà uomo, metà Vittorio Sgarbi, e la Nuore, la madre di tutte le guerre, e da cui deriva il famoso brocardo latino Mors suocera vita mea, fino ad arrivare agli aforismi più moderni: mia suocera è un angelo, beata te, la mia è ancora viva, ed è uno scontro impari, con la suocera armata fino ai denti, che poi molto spesso non sono neanche i suoi. Spara con le armi automatiche, tipo: la camicia non si stira così, i dolci si fanno così. Ah, se solo seguissi i miei consigli, non sbaglieresti mai. E poi le raffiche di mitra, colpi di telefonate: vedo mio figlio sciupato, ma gli dai da mangiare? E le cannonate: ma quando me lo regalate, me lo fate un bel nipotino? L'uso della bomba atomica in alcune circostanze, come mio figlio meritava di più. L'arma più letale della suocera rimane sempre il suo veleno. E dall'altro la nuora, miseramente equipaggiata e a volte accompagnata da un alleato poco coraggioso. Ma è pura fantasia l'armistizio, perché la pace è appesa a un filo. Se quel filo si spezza, la colpa per la suocera non è mai la sua. Anche quando poi verrà a mancare la suocera, ma per cause sempre naturali, sulla lapide ci sarà scritto: ci vediamo presto. E per fortuna di alcune nuore, però, esistono anche le suocere svizzere. Puntuali sì, ma almeno neutrali. Alla prossima.